L'ospedale è diviso in blocchi con anno di costruzione in diversi periodi. Abbiamo la parte monumentale che è del 1800, poi la parte intermedia che è degli anni 70 e l'ultimo edificio di ampliamento che è stato ultimato nel 2020. Questi edifici sono serviti da un unico impianto realizzato con l'ultimo ampliamento dell'ospedale. Le sfide principali sono state soprattutto quelle di riqualificare la parte monumentale dell'ospedale che venisse alimentata da un'unica centrale termica. Infatti è stato fatto un anello per l'acqua calda sanitaria, un anello per il riscaldamento, in modo tale che con un'unica centrale, un unico controllo gestionale si alimenta tutto l'ospedale. Un punto di forza dell'impianto è l'utilizzo dell'acqua di pozzo che ci fornisce una temperatura costante dell'acqua pari a 7-12 gradi con un forte risparmio energetico dell'azienda sia per quanto riguarda il consumo di acqua sia da non prelevare acqua dell'acquedotto che ha temperature variabili e questo per noi costituisce un forte risparmio energetico.